Ciao ragazzi, bentornati in questa nuova recensione. Oggi parleremo di un amplificatore della Sound Digital, l'SD2001D della serie Evolution Line. Ora andiamo a vederlo da vicino e dopo andiamo alle considerazioni finali. Eccoci a vedere da vicino il Sound Digital SD2001D. Iniziamo dal package esterno. E allora, in alto a sinistra troviamo il logo Sound Digital. A destra troviamo la sigla SD2001D Evolution Line. Nel centro della confezione troviamo la foto ingrandita del prodotto. Vediamo lateralmente cosa troviamo. Di nuovo a sinistra la foto, la sigla. Nella parte destra troviamo quelle che sono le spiegazioni come garanzia, cos'è la linea Evolution, i compromiso che non so saranno degli accorgimenti o qualcosa del genere. Da questa parte qua troviamo il logo Sound Digital, il sito internet www.sounddigital.com.br. Da questa parte qua troviamo a sinistra le specifiche tecniche, quindi 2000 watt in RMS a 12,6 volts, 0,1% di THD, 90 dB in SNR, risposta in frequenza da 5 Hz a 25.000 Hz, fattore di smorzamento superiore a 1000. Troviamo dopo qui il QR code. E qui troviamo di nuovo le foto del prodotto. Da questa parte qua troviamo invece di nuovo il logo Sound Digital col sito internet, la bandiera brasiliana, visto che è un prodotto costruito in Brasile, il codice a barre con la specifica del prodotto, dove si evince che è Evo 1D, anche se si capisce logicamente anche dal nome. Questo prodotto c'è anche 2 ohm. Vediamo dalla parte di sotto cosa troviamo. Allora, in alto troviamo di nuovo quella che è la sigla del prodotto, amplificatore full range in classe D, dove spiega più o meno le caratteristiche principali, dove evidenziano quello che è l'efficienza, le performance e la durabilità del prodotto. Sotto troviamo quelli che sono i social dove troviamo i prodotti, quindi Facebook, il sito internet e il numero di telefono per contattare l'azienda, un anno di garanzia. Ora andiamo a vedere il prodotto da vicino. Apriamo lo scatolo, vediamo il prodotto da vicino, come si presenta. Allora, dentro la scatola non c'è nulla, la mettiamo da parte. Vediamo, eccolo qua. Ecco qui come si presenta il prodotto, imbustato, sottovuoto tipo. Ah, qua c'è pure il manuale, quindi apriamo questo pacchetto qui, così. Piano piano. È l'antipatica sta bustina, non ho capito perché lo fanno così sto package. Che senso ha impaccare l'amplificatore sottovuoto tipo, non ho idea. Va bene. Così, eccolo qua. E allora, intanto tiriamo fuori i manualetti e poi abbiamo. Ehi, caduto anche questo. Togliamo questi da sul tavolo. E allora, iniziamo da questo pacchetto. Allora, qui troviamo le chiavi, un kit di chiavi esagonali per l'installazione dei cavi sull'amplificatore. Troviamo un bellissimo adesivo, una vetrofania con logo Sound Digital e un manuale di istruzioni del prodotto con la scritta linea Evolution e tutte le indicazioni per l'installazione. Logicamente non c'è in italiano, porta le caratteristiche tecniche con gli ingombri, eccetera, eccetera. Ingombri che mi sembra giusto sottolineare, guardate un po' quant'è questo amplificatore, è 18,25 mm la larghezza dove vanno fatti i fori e 22,5 giusto 22,5 cm profondo e alto, se non sbaglio, circa 6,8 cm, eccolo qua. Quindi potete ben capire che un amplificatore è molto molto piccolo e molto comodo da installare.
Iniziamo vedendo l'amplificatore dalla parte frontale. Allora, troviamo questa finitura grigio opaca martellata. Vedete com'è fatto. Nel centro troviamo questa parte lucida dove ci sono questi piccoli adesivi dove c'è scritto Remova pellicola, che serve per tirar via questa pellicola qua di protezione. Qui troviamo la scritta un canale 2000 watt in RMS 1 ohm, SD 2000.1D Evolution, il logo di Sound Digital, e i tre LED indicatori, uno di protezione, uno di clipping e uno di accensione. Andiamo a vederlo dal lato regolazione crossover, eccolo qui. Vedete? Allora, la prima cosa che notiamo è il fatto che ha tutte queste feritoie per il raffreddamento, quindi vuol dire che è un amplificatore che ha bisogno di tanto tanta aria. E allora, sempre comunque un 2000 watt, lasciamo stare che è piccolino. E allora, iniziando da sinistra, troviamo l'entrata per gli RCA, input sopra, output sotto. Questo perché è un monofonico. Poi troviamo le regolazioni HP filter, LP filter, il livello, bass boost e boost frequency. Precisamente da 5 Hz a 80 Hz la prima regolazione, da 80 a 20 kHz la seconda, min e max la regolazione del livello, da 0 a più 12 dB il bass boost e da 35 Hz a 55 Hz boost frequency. Da questa parte qua troviamo l'uscita per l'altoparlante. Ora andiamo a vederlo da quest'altra parte, la sezione alimentazione. La sezione alimentazione è fatta abbastanza generosa, credo che un cavo da 25 mm quadri, 20 mm quadri ci entra tranquillo, tranquillo. Fatte anche molto, molto robuste, vedete come sono fatte. Eccolo qua. E troviamo più BAT. Quindi il 12 positivo, remote e massa. Anche da questa parte troviamo le feritoie per il raffreddamento. Vediamo sotto com'è fatto. Troviamo il sigillo di garanzia per logicamente in modo che non si possa smontare senza rovinarlo. E da questa parte qua troviamo di nuovo il codice a barre con la scritta SD2001D Evo 1 Ohm Made in Brasil. Questo è l'SD2000.1D Evolution visto da vicino e ora andiamo alle considerazioni finali. Eccoci alle considerazioni finali del Sound Digital SD2000.1D. Allora, cosa dire di questo amplificatore? Allora, quando sono nati questi amplificatori qui, oppure quando siamo venuti a conoscenza di questi amplificatori qui, sinceramente ero molto scettico su quelle che sono state all'epoca le prime dichiarazioni in watt, no? Vedevamo amplificatori da 5.000-8.000 watt in qualcosa come 50 cm, 40 cm di spazio. Questo consideriamo che è un 2000 ed è 25 cm circa. Quindi, boh, abituati con la vecchia concezione degli amplificatori, ci sembrava un po' una presa in giro. Materialmente, invece, il problema era che non capivo il sistema di questi amplificatori. In poche parole, sono amplificatori che non hanno nulla a che fare materialmente. Sì, sono sempre amplificatori, ma con il vecchio concetto di MOSFET, eccetera, eccetera, c'ha poco da fare. Questo è più materialmente detto. In modo molto molto basilare, è come se fosse un inverter, no? Quindi molto piccolo con tantissima potenza. Questo oltretutto nascono, questo amplificatore nello specifico, ma comunque quasi in generale, tutti i brasiliani nascono come amplificatori full range, quindi amplificatori che noi possiamo andare a utilizzare o per alimentare le nostre portiere o per alimentare i nostri subwoofer. Per quanto riguarda il punto di vista dell'utilizzo sulle portiere, sinceramente mi sento di fare un piccolo appunto. Qualitativamente non ci stiamo proprio. Cioè, utilizzare un amplificatore del genere per le portiere, secondo me, ci fa peccare tanto poi come risultato qualitativo. Non esco pazzo, in poche parole, per la qualità audio di questi amplificatori utilizzandoli sulle portiere. Cosa invece totalmente opposta se parliamo di subwoofer, perché hanno una potenza impressionante
Impressionante, sono delle forze, cioè questa è una forza, un amplificatore che realmente riesce a gestire magari una coppia di 38 come se non fosse nulla, cioè veramente vanno veramente veramente forte. E funzionano anche bene sotto voltaggio fino a 11 volts, ci vanno tranquillamente, sono stabili. In questo caso questo è stabile fino a 1 ohm, ma c'è lo stesso modello stabile fino a 2. Sono comodissimi da installare, non li trovo nessuna pecca, tranne quello di magari consigliare di non utilizzare il prodotto sulla fascia alta, perché sinceramente provato e strapprovato, ne ho ascoltati tantissimi, non solo di questa azienda brasiliana, e sinceramente sulla gamma alta a me non piacciono tantissimo. Per quanto invece riguarda quello che è il rapporto qualità-prezzo, non ne parliamo neanche, cioè costa di listino 399 euro un 2000 del genere e vi garantisco che ha più di 2000 watt e fa egregiamente il suo lavoro. Quindi mi sono dovuto ricredere nel tempo, utilizzandoli, testandoli, eccetera, eccetera, che materialmente questo secondo me potrebbe essere, dal punto di vista di spazi, potenze, costi, eccetera, eccetera, il futuro dell'amplificazione in auto. Poi logicamente rimane sempre l'altro settore dell'amplificatore MOSFET, dell'amplificatore valvolare, dove si parla di altre cose, di altre situazioni, altri utilizzi, eccetera. Ma parliamo anche materialmente di altri prezzi, quindi tenete in considerazione questi prodottini qui. Questi Sound Digital, nello specifico, ho avuto modo di vedere in funzione il 16.000, il 35.000, il 2.000, eccetera, eccetera. Quindi di questa linea qui mi sento proprio di consigliarli tutti. Logicamente ogni impianto ha il suo amplificatore più idoneo, quindi è una scelta poi dell'installatore a prendere un 2.000 o prendere un 10.000, eccetera, eccetera. Ma questo è normale. Questo è tutto, vi ricordo che i video li trovate anche su hcsonline.it, su hcsonline.it trovate anche il mercatino del car audio diviso bello in categorie, solo dedicato al mondo del car audio, su YouTube il canale hcsonline, iscrivetevi al canale, condividete il video, arrivederci alla prossima recensione.